sorpresi, eh. Immaginate quanto furono sorpresi quelli che all'inizio degli anni 90 acquistarono la console oggetto di questo, di questa nostra puntata, e si aspettavano un mostro dalle caratteristiche bestiali e in grado di far girare addirittura le serie più famose del tempo, e invece stiamo parlando di Philips erfindet die Kompaktdisc und für die Musik beginnt das digitale Zeitalter. Jetzt erfindet Philips die Kompaktdisc Interactive. Mit interaktiven Spielen, Informationen, Musik, Unterhaltung und Filmen. Alles in digitaler Bild- und Tonqualität. Alles in einem Gerät. Fernsehen nicht mehr nur zum Zusehen, sondern auch zum Mitmachen. Philips Invents for you. Corre l'anno 1991. Le console a 16 bit spopolano e si contendono il mercato un agguerrito Sega Mega Drive, un Super Nintendo dalle risorse quasi infinite, seguiti da varie console di nicchia che cercavano di emergere fra un pubblico particolare, come il Neo Geo di SNK, il PC Engine o TurboGrafx e molte altre. Ma dal mondo PC comincia ad affermarsi una nuova tecnologia, ritenuta all'epoca avveniristica. Stiamo parlando del CD-ROM, un supporto all'epoca fantascientifico in grado di immagazzinare addirittura centinaia di floppy disk. Su PC quindi il CD-ROM comincia a essere usato intensivamente anche per i giochi, e molti produttori di periferiche in grado di leggere questo nuovo standard pensano di allargare il loro campo sfondando nel mercato hi-fi. E così un folto gruppo di colossi, capitanato da Philips, cominciò ad accordarsi per la creazione di una pioneristica macchina tuttofare, in grado di sfruttare il CD per praticamente qualsiasi cosa, dando la luce al progetto CDI. Del consorzio facevano parte nomi altisonanti come ad esempio LG, Magnavox, Grundig e poi successivamente anche Sony. Insomma, una cordata di produttori talmente vasta che si ripropose solamente un'altra volta nella storia, quando si parlò del 3DO. CDI rappresentava nelle menti dei suoi creatori un enorme salto generazionale nel campo delle console, ma commisero l'enorme errore di affidarsi unicamente all'hardware senza contare la cosa più importante per una qualsiasi macchina di gioco, il software. Hallöchen! CDPer, brauchen Sie jetzt nicht mehr! Questo però non fu subito riconosciuto come un problema, e infatti per i primi tempi la console lavorò quasi esclusivamente come sistema hi-fi da salotto, in grado di leggere dai programmi multimediali interattivi alle enciclopedie, passando per i CD audio naturalmente, fino a quelli karaoke e addirittura ai video CD dei film più famosi. Philips CDI, 4 in einem. Das ist Wahnsinn! Anche l'aspetto e le dimensioni della macchina la avvicinavano più ad un videoregistratore che a qualsiasi altra cosa. Il primo modello di CDI, appartenente alla serie 200, era un mostro enorme, grande praticamente il doppio di qualsiasi altra console nella storia. Guardatelo in confronto con Wii, sembra un alano che ingroppa un chihuahua. Ma la concorrenza di Nintendo e Sega si faceva sentire, e quindi Philips cercò di modificare l'aspetto della propria macchina in modo tale da renderlo un po' più consono a quello delle concorrenti, dotando questa macchina contemporaneamente anche di, fra virgolette, giochi. Fu l'inizio della fine. Immaginate di vivere all'inizio degli anni 90 e di venire a conoscenza di questa nuova console, dotata di supporto CD e hardware superiore alle console attuali. Guardate il vostro Mega Drive o Super Nintendo accanto alla TV e la brama di un nuovo hardware è irresistibile. Cosa fareste? La comprereste? No? E se vi dicessi che da lì a poco avrebbe fatto girare i nuovi capitoli di Mario e Zelda? Ovviamente andò a ruba. Nessuno mai avrebbe sospettato di aver acquistato una vera e propria sola, come ad esempio... Cari amiche, più che altro carissimi giovani, attenzione, è arrivato il Power Player Super Joy! Il migliore, il più potente, il più economico. Stiamo parlando di un eccezionale videogame, un eccezionale che vi consentirà di fare 1000 giochi, si fa per dire sono esattamente 73, ma sono tanti, con un sacco di optional, insomma di giocare veramente con gioia, voi e tutta la famiglia. Mario e Zelda per CDI però
poco avevano a che spartire con le vere versioni ufficiali. Giocandoci era come osservare un volto a voi familiare, riconoscendolo come diverso. Ma su questo discorso ci torneremo fra un po'. Prima diamo uno sguardo più da vicino alla console. Quello in mio possesso è uno degli ultimi restyle del CDI, la versione 550. In realtà si trattava solo di un CDI 450, con già al suo interno il modulo opzionale per la decodifica dei video CD. Il tray era di tipo top loader e vi si accedeva tramite la pressione dello sportello posto sulla sommità della console. Era possibile anche smontare il lato sinistro della console, scoprendo l'espansione video CD opzionale. Anche il voluminosissimo alimentatore studiato in modo da collegarsi alla console tramite un insolito spinotto telefonico. Anche il CDI aveva una sola porta joypad e si affidava al sistema a cascata per il gioco a due o più giocatori. L'unico pulsante presente sulla macchina era quello di accensione. Il pad, nota davvero dolente di tutta l'offerta, fu in un primo tempo mantenuto identico rispetto a quello presente con le prime versioni, studiato solamente per poter utilizzare la console come sistema Hi-Fi e quindi molto simile ad un telecomando. Era davvero un supplizio utilizzarlo, e l'assurda disposizione dei tasti rendeva possibile giocare ai giochi solo ai contorsionisti e ai masochisti. Fortunatamente corsero presto ai ripari e arrivarono sul mercato dei pad decenti, mutuati da quelli del Mega Drive o del Super Nintendo. C'è da dire però che le nuove versioni del sistema di controllo del CDI vennero prodotte in numero veramente esiguo, addirittura attualmente sono rarissime e raggiungono cifre veramente spaventose, insomma chi ce le ha se li tiene cari. Anche la console stessa è veramente rara e attualmente nel mercato del retro gaming se ne trovano veramente pochissimi pezzi, quasi tutti in condizioni pessime, addirittura non funzionanti né per quanto riguarda il lettore CD e neanche per quanto riguarda il timekeeper, che era il chip che manteneva la memoria della console. Comunque gli unici esemplari che riescono ad essere trovati in condizioni decenti raggiungono sempre cifre che si aggirano sui 200 euro. Anche il mio CDI, trovato per caso in un mercatino e pagato 25 euro, si è rivelato naturalmente guasto. Sia l'unità ottica che il timekeeper che si occupa del salvataggio dei dati di gioco e delle impostazioni erano completamente andati. Mentre quest'ultimo componente è irrecuperabile, per fortuna il gruppo ottico è abbastanza semplice da riparare e con un po' di saldature e olio di gomito sono riuscito a resuscitare la console. I giochi erano ovviamente su CD. La confezione non era nulla di particolare, era il solito jewel case che incorporava una copertina stampata in orizzontale e a volte anche in verticale. Programmi educativi venivano venduti in scatole di cartone, del tutto simili a quelle dei programmi per PC. Ma passiamo alla parte calda, i giochi. Thank you.
I giochi su CD-i soffrivano un po' tutti di un problema che caratterizzava quasi tutte le prime console basate sui CD: l'impiego massiccio di filmati in full motion video. Apparvero infatti su questa console un'infinità di conversioni di giochi di questo tipo, spesso derivate direttamente dalle versioni per PC, come ad esempio Mad Dog McCree, Seven Guest, Chaos Control e infiniti altri. I giochi davvero decenti si contavano sulle dita di una mano monca. Alla fine erano tutti giochini da 16 bit, dalle pochissime pretese e dalla creazione veramente particolare. Gli unici veramente interessanti erano i classici, come ad esempio Flashback, o delle perle presenti solo su CD-i, come per esempio The Apprentice oppure Mutant Rampage. Ma so già cosa state pensando. Sì, sì, è vero, su CD-i apparvero anche dei giochi dai nomi veramente famosi. Prima di ogni altra cosa, infatti, la console fu usata come banco di prova per la nuova tecnologia CD-ROM, ma questo sia dalla stessa Philips che anche da altre case che con essa strinsero fra i più disparati accordi commerciali, fra queste addirittura Sony e Nintendo. E quindi grazie, o per meglio dire a causa di un accordo commerciale con Nintendo, apparvero su CD-i due delle serie più famose della casa giapponese, Zelda e Super Mario. Partiamo proprio da Zelda. La serie di The Legend of Zelda apparve su CD-i per ben 3 volte, prodotta in licenza da software house praticamente sconosciute. Link Faces of Evil e Zelda Wand of Gamelon erano degli scarsissimi platform, programmati alla bella e meglio, infarciti di filmati di intermezzo che sembravano disegnati da un bambino delle elementari. Invece, Zelda's Adventure era un hack and slash con visuale dall'alto e dal concept piuttosto ridicolo, la principessa Zelda che faceva strage di mostri con la sua bacchetta magica. Questi giochi alla fine non differivano molto dagli altri presenti sulla console. La programmazione era grossolana e il gameplay equivaleva ad un uppercut sugli Zebedei. Come se non bastasse, il controller incluso rendeva questi giochi definitivamente ingiocabili. Cose andarono un po' meglio per Mario con il gioco Hotel Mario, un onestissimo puzzle game dalla buona giocabilità e abbastanza divertente, certo se non fosse per il concept. Bowser ha trasformato il regno dei funghi in un agglomerato di alberghi e Mario deve attraversarli tutti. Mamma mia! Oltre che in Hotel Mario, la mascotte Nintendo corse il rischio di apparire anche in un ulteriore gioco, Wacky Worlds. Sfortuna volle che il gioco venne abbandonato a metà dello sviluppo e non vide mai la luce. Ma il CD-i non aveva nessun tipo di protezione contro i backup e quindi possiamo comunque riuscire anche oggigiorno a giocare a chicche prototipiche come questa. Woo!
alla fine non è altro che un insieme di livelli messi lì a caso, senza nessuna continuità l'uno con l'altro, e praticamente del tutto ingiocabili. Con l'avvento della prima PlayStation, apparsa nel 1994, Philips capì che fosse ormai giunto il momento di abbandonare il progetto, ormai sulla via del fallimento già dall'uscita del Sega Saturn. E così l'esperienza del CDI finisce nel silenzio, e i pochi che ne acquistarono uno si affrettarono a sbarazzarsene. Partiva così a pieno regime l'era dei gloriosi 32-bit. Insomma, CDI, praticamente credo la prova più lampante che non bisogna mai lasciarsi abbindolare dalle false promesse e neanche lasciarsi affascinare dalle apparenze. Insomma, un modo di intendere le console che poi alla fine si rivelò fallace. Insomma, non tutto e sembra quel che alla fine è. Ehi! Iscrivetevi e commentate.